L'apparizione di Papa Benedetto XVI a una suora rivela messaggi scioccanti. Tutto questo è in arrivo il 28 maggio. Ciao a tutti e benvenuti nel canale Amici di Preghiera. Oggi vogliamo condividere con voi alcune parole significative di Papa Benedetto XVI rivolte a Suor Benedetta. Secondo le testimonianze, il defunto Papa Benedetto XVI, che è deceduto nel dicembre del 2022, sarebbe apparso il 2 febbraio 2023 a Suor Benedetta della Santa Croce di Colombia. Tuttavia, ciò che ha sorpreso e persino spaventato molte persone è stato il lungo messaggio trasmesso dal defunto Papa. Le parole che ascolteremo sono particolarmente rivelanti in relazione agli eventi che stiamo vivendo, che sembrano alludere fortemente alla fine dei tempi. Prima di immergerci nel cuore di questo video, vi chiediamo di mettere un mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati. Adesso rimanete con noi e ascoltate attentamente il video fino alla fine. In un'importante apparizione a Suor Benedetta, Benedetto ha rivelato un particolare significato. Ha svelato che aveva scritto un'enciclica in cui proclamava che la Beata Vergine Maria è la nostra madre nell'ordine della grazia, come co-redentrice, mediatrice e avvocata, la cui maternità si estende a tutti i popoli e le razze sin dalla creazione del mondo, soprattutto dalla salvezza portata da Gesù Cristo suo Figlio. Tuttavia, ha spiegato che prima che l'enciclica potesse essere pubblicata, è stata distrutta dai nemici della Chiesa all'interno del Vaticano. Benedetto è fermamente convinto che questa definizione papale della maternità spirituale della Beata Vergine Maria sarà un rimedio straordinario per la crisi globale che minaccia l'umanità. Inoltre, Benedetto ha condiviso con Suor Benedetta che la Beata Madre è apparsa diverse volte a Ida Peterman ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, tra il marzo 1945 e il maggio 1959. Queste apparizioni hanno costituito un fondamento per l'anticipazione degli eventi che caratterizzano la fine dei tempi. Durante queste apparizioni, la Beata Madre ha chiesto che venisse creata un'immagine in sua rappresentanza e ha espresso il desiderio di essere riconosciuta come la Signora di tutte le nazioni. È stato previsto che questa definizione della Beata Vergine Maria come mediatrice e avvocata della corredenzione doveva essere proclamata come l'ultimo e il più grande dogma, a conferma delle comunicazioni ricevute da Ida. Nonostante le opinioni divergenti dei vescovi sulla natura soprannaturale delle apparizioni di Amsterdam, la testimonianza postuma di Benedetto supporta la veridicità di quanto riferito da Ida. Desidero condividere con voi messaggi più recenti della nostra Beata Madre, questa volta tramite il mistico Eduardo Ferreira, da Dos Pinais, Brasile, il 13 marzo 2023. Figli miei, pace a voi. Vengo oggi a portarvi un messaggio di amore e speranza. Sono vostra madre, la mistica Regina Rosa della Pace. Molti di voi si stanno smarrendo perché non incontrano Gesù e non si affidano a Lui. Molti sono ancora schiavi di Satana e pensano solo a se stessi. Io sono qui per guidarvi verso il regno di Dio. Non dimenticate che avete poco tempo su questa terra, quindi è importante costruire la vostra dimora in paradiso. Non cercate di trovare soddisfazione in questo mondo, poiché tutto è temporaneo. Sono qui per aiutarvi. È la mia gioia più grande quando mi ascoltate e rispondete alle mie richieste. Inoltre, vorrei menzionare le parole della mistica Jennifer, che è stata guidata dai sacerdoti e ha ricevuto un messaggio dal nostro Signore Gesù il 7 aprile 2023. Egli ha detto: «Figlia mia, si avvicina l'ora critica in cui molti saranno colti alla sprovvista. Le mie ferite sanguinano abbondantemente. La mia unica consolazione è la preghiera e gli atti di sofferenza. La guerra, condotta contro i miei piccoli, è diventata una piaga per gli innocenti. Non posso più trattenere l'azione giusta di mio padre. Non posso più impedire che la giustizia di mio padre si abbatta sul suo popolo che rifiuta la misericordia del suo figlio, poiché io sono Gesù. Questa terra inizierà a tremare e a scuotersi il giorno del terremoto che si diffonderà in tutto il mondo.
Molti si renderanno conto che hanno seguito strade che non mi hanno compiaciuto. Satana si è infiltrato in ogni casa, in ogni famiglia e in ogni chiesa. Ciò accadrà il 28 maggio. Lui e i suoi alleati si sono infiltrati in ogni nazione e nei cuori di molti che non riconoscono più la verità. Ha manipolato le menti dei miei figli, utilizzando la paura per offrire un falso conforto, una falsa speranza e una falsa pace. L'ora è arrivata in cui coloro che si sono messi al servizio delle sue opere si ritroveranno insieme a coloro che hanno scelto il sentiero delle tenebre per l'eternità. Figli miei, ogni anima è stata creata a mia immagine e somiglianza. Io sono il pane della vita, il principe di pace, il salvatore del mondo, e io sono l'uomo, perché io sono Gesù. Ciò che mio padre ha stabilito fin dall'inizio sarà compiuto alla fine. Quando rinneghi ciò per cui sei stato creato, rinneghi il tuo Padre Celeste. Il nemico cercherà di distruggere le donne attraverso la loro umiltà e obbedienza. Il nemico cercherà di distruggere gli uomini a causa della loro rettitudine nella verità. Figli miei, questo mondo che avete conosciuto sta per giungere al termine. Mia madre è venuta da un po' di tempo per supplicare i suoi figli di allontanarsi da questo mondo e cercare il suo figlio, accettando la mia misericordia, in modo che possiate tornare alla casa di vostro padre. È giunto il momento che i miei figli rispondano alla chiamata della Vergine Madre. Lei è stata inviata per illuminare il cammino e guidare i suoi figli verso suo figlio. Venite da me nella preghiera, venite a me nell'adorazione, venite a me con umiltà, perché ho un posto preparato per voi che questo mondo non può più soddisfare. Ora proseguite, figli miei, e siate in pace, perché la mia misericordia e la mia giustizia prevarranno. Anche a Jennifer, il 2 febbraio 2023, il nostro Signore disse: «Figli miei, grido ai miei figli di risvegliarsi dal loro sonno. Chiamo ognuno di voi per nome e vi dico che l'ora è vicina. Preparatevi, preparatevi, preparatevi. Arriverà il giorno in cui l'umanità si guarderà intorno e chiederà: dov'è mio fratello? Dov'è mia sorella?» Molti non sono preparati per i disordini che presto arriveranno in tutto il mondo. Nazione dopo nazione sentirà la terra tremare e molti non riusciranno a vedere che questo avvertimento viene dal cielo. Non ascoltate coloro che parlano di scienza, perché io sono il creatore di tutti i viventi. Proprio come ho comandato a Lazzaro di risorgere, comanderò al mondo nel giorno dell'avvertimento che le sue vie non mi piacciono. Figli miei, permettete a mia madre di accogliervi sotto il suo manto, perché io sono Gesù e la mia misericordia e la mia giustizia prevarranno. Con questo giungiamo alla fine di questo video di oggi. Prima di concludere, però, rivolgiamo una preghiera al nostro Padre Celeste, chiedendo guida e illuminazione affinché lo Spirito Santo possa darci il saggio consiglio che stiamo cercando. Oh Padre Celeste, ti preghiamo di benedirci e perdonare i nostri modi arroganti. Concedici la forza di servirti e di dare uno scopo ai nostri giorni. Donaci comprensione sufficiente per essere gentili e giudicare le persone con il cuore, anziché con la mente. Insegnaci ad essere pazienti in tutto ciò che facciamo, a fidarci della tua saggezza e a seguirti. Aiutaci quando vacilliamo e ascoltaci quando preghiamo. Accoglici nel tuo regno per abitare un giorno con te. Amen. Grazie per la vostra attenzione. Continuate a seguire il nostro canale. Ciao e a presto.